Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Spregio, come l'ha chiamato Alessandro Sallusti? Ma niente affatto, vezzeggiata da Enrico Letta, intervistata dal Corriere a raffica, le pubblicità del suo libro per settimane su Repubblica. Ma quale isolamento? Ci si è giustamente preoccupati per la possibile vittoria della Le Pen in Francia e si è definita giustamente per quello che è estrema destra, nonostante il suo enorme consenso. E l'Italia è diversa forse? La Meloni è una Le Pen italiana che non ha fatto i conti fino in fondo col fascismo. Leggete i libri e le inchieste di Paolo Berizzi, quel partito è pieno di fascisti ed è documentato, la fiamma arde ancora nel simbolo di Fratelli d'Italia, quella è la fiamma che nello stemma del Movimento Sociale ardeva dalla tomba di Mussolini. È Giorgia Meloni che continua a dire che Giorgio Almirante è un grande politico, un grande patriota, continua a celebrarlo, era il segretario di redazione della difesa della Razza. Berlinguer. E inneggia, no, lo diceva anche questo. Berlinguer, così tanto per... Suonava diversamente parlare, però. Si può parlare di fascismo. Aveva un altro... Diceva di Giorgio Almirante inneggiava il razzismo del sangue e si scagliava contro i professori ebrei dell'università che non dicevano che l'impero romano sarebbe caduto per il meticciato con i neri. Cioè, ora questa cosa della sostituzione, anche quelli del PC stavano con l'Unione Sovietica e col carri armati, quindi se vai nella storia possiamo andare indietro di tanto. Cominciate a fare voi autocritica storica rispetto a quello che avete fatto, poi lo dite ad Almirante e alla Meloni, ma fatelo anche voi. Abbiamo avuto un Presidente della Repubblica che ha applaudito ai carri armati russi in Ungheria. Lasciamo finire Montanari, poi Stefano Feltri. È curioso questa cosa di voi, io non sono mai stato comunista, vengo da una tradizione cattolica, non c'entra assolutamente nulla e quel presidente peraltro l'ho trovato criticabilissimo durante il suo settennato e anche dopo il raddoppio. C'è un problema col fascismo, c'è un problema. La sostituzione allora... della città, i migranti come una minaccia alla nostra Meloni civiltà. È fascista. Vabbè, diciamo che quando si parla di fascismo... Della Meloni...